doppio appuntamento domenica 9 aprile 2017 a Riccione Convivicità Extra Riccione, due eventi podistici che si tengono parallelamente nel corso della stessa giornata. Vivicità è un evento di portata internazionale che coinvolge decine di città nel mondo, tenendosi in contemporanea in numerose località nel corso della stessa giornata. È una giornata di sport e solidarietà che anche a Riccione prevede un percorso da 12 km per una gara competitiva aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Nella stessa giornata si tiene anche la Straricione, 39esima edizione della classica gara stracittadina. La nuova edizione prevede la competitiva da 12 km e la competitiva ragazzi, oltre ad una sezione non competitiva aperta a tutti con tracciati da 12, 6 e 2 km. Il ritrovo per questa corsa è lo stadio Nicoletti di Riccione. La gara rientra nella quarta tappa del calendario Mare Verde Monte, un percorso pianeggiante attraverso i posti tipici della splendida cittadina romagnola che si sta preparando all'ormai prossima stagione estiva. La gara, come detto precedentemente, fa parte del circuito Vivi Città che si corre contemporaneamente in tantissime altre città italiane e non solo. L'organizzazione è curata dalla Riccione Podismo, nella fattispecie dal presidente Bruna Avanzolini e dal marito Antonio Montanari. La partenza competitiva e non era prevista per le 10.30, mentre quella della categoria ragazzi alle 9.30. Un orario insolito rispetto alle altre maratone in programma durante l'annata, ma dato che è una manifestazione che si svolge in contemporanea con altre città italiane, si è cercato di trovare un orario consono a tutti. Manifestazione che si svolge sempre nel mese d'aprile. Lo scorso anno la domenica indicata fu quella del 3 aprile, quest'anno ovviamente il 9. Lo scorso anno a trionfare fu Michele Cacacci della Casone Noceto con 38.46, a seguire Marco Ercoli della GS Gabi Bologna con 40.10, Matteo Felici a chiudere il podio dell'Olympus San Marino con 40.30. Fausta Borghini della GPA San Marino con 50.34 aprì il podio femminile, seconda Luana Liardini della GS Gabi Bologna con 50.07 e prima Anna Nanu della GS Gabi Bologna con 49.10. Nell'edizione 2015 a salire sul podio maschile Gianluca Borghese dell'Avis Imola che si aggiudicò con 40.11 la manifestazione, Manuel Biaggiotti 40.29 dell'Avis Imola e Laurent Squadrani dell'Olimpia San Marino con 41.07 a completare il podio, mentre nel podio femminile a trionfare fu Martina Facciani della Corradini con 44.32, poi Federica Moroni della Golden Club Rimini con 48.36 ed infine Samantha Graffiedi della Semen con 49.59. Fu un trionfo per la scuderia di Imola con Borghesi che onestamente fece una gara a sé, stessa cosa per la campionessa Facciani. Due pilastri del podismo romagnolo con la New Inti nell'avvenire sarebbe poi divenuta Federica Moroni, proprio lei è la grande assente di questa manifestazione, impegnata in altre gare fuori regione. Peccato, perché saremmo stati curiosi di vederla nuovamente protagonista della città riccionese e magari vedere un confronto acceso con altre campionesse pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi questa 39esima edizione. La gara competitiva di 12 km inserita nel calendario internazionale Vivi Città, diventato ormai un classico primaverile per lo sport della Perla Verde, ha ricevuto due anni fa delle leggere varianti. Pur partendo dalla pista d'atletica dello stadio Nicoletti, non è più un circuito ma è in linea. Usciti dallo stadio infatti i podisti andranno in direzione del mare, si correrà sul lungomare fino alle fontanette, poi si risalirà verso paese percorrendo via da Verazzano, via Panoramica e corso Fratelli Cervi. Da lì, sfruttando la ciclabile, ci si inserirà nel parco per poi tornare verso lo stadio. Circa metà percorso sono previsti sia un ristoro sia un traguardo volante inteso a vivacizzare la corsa. Come sempre la Straricione sarà parametrata a tutte le altre podistiche del Vivi Città partite nello stesso giorno e alla stessa ora in altre città italiane nel mondo per decretare alla fine il vincitore mondiale. Come al solito spazio anche le categorie giovanili che si affronteranno a Nicoletti durante lo svolgimento della gara su strada. Alla manifestazione sono iscritti nel complesso circa 1400 atleti, lo scorso anno furono 300 l'arrivo nella gara competitiva, chiaramente quest'anno sfruttando anche la giornata si vorrebbe centrare qualche unità in più. Particolare alla quale Bruna Avanzolini tiene tantissimo, come del resto Antonio Montanari. I più piccoli si sfideranno nel circuito del Nicoletti, nella pista adiacente allo stadio, in modo tale che anche i genitori possano assistere alle gesta dei propri figli. Dai più piccoli ai più grandi si corre all'insegna del divertimento, dai primi passi accompagnati dai loro tutor chiamati genitori, ai più arrembanti che sono desiderosi di mettersi in mostra e di sfoggiare il proprio talento, sognando un giorno di partecipare in quella dei grandi, quella competitiva ovviamente, e magari aggiudicandosela.
La Riccione Podismo sta lavorando su questa strada già da diverse annate, ma 39 edizioni sono tante e non sentirle significa una piacevole corsa all'insegna dell'aria aperta, respirando e toccando il centro urbano, passando per il parco, arrivando a toccare la sabbia che accosta il mare. Spettacolo allo stato puro, ma per comprendere quanto stiamo dicendo occorrerebbe davvero vivere una tappa del genere, che tra l'altro viene corsa in una delle città più belle della Romagna e d'Italia, come Riccione. Ogni anno a questa gara partecipano diversi atleti che hanno messo il loro nome non solo come principali film in regione, ma anche all'estero e in altre regioni d'Italia. Si parlava prima di Borghese e Facciani, ma qui abbiamo visto anche Rashid Benandane, Eleonora Errani, Federica Moroni, Marco Pioli, lo stesso Johnny Schieratura nei Fasti Antichi e tanti altri corridori. Insomma, Riccione c'è voglia di divertirsi e questa gara rappresenta non solo una competizione, ma un vero e proprio rito. Per tutti coloro che amano e svolgono questa disciplina, durante l'annata i complimenti sono d'obbligo in quanto alla da parte di Bruno e Antonio, ma anche a coloro che hanno voluto unire lo sport alla parola solidarietà. Per capire l'importanza di questa gara, se mai ce ne fosse bisogno, anche la gara di calcio della FIA Riccione in programma domenica tra le buone amiche proprio allo stadio Nicoletti è stata anticipata al mercoledì per poter avere a disposizione senza intoppi l'intero impianto e poter godere piacevolmente di tale giornata, soprattutto vivendo la passione, vivendo lo sport e creando anche quello spirito di aggregazione tra gli atleti ma anche tra le famiglie, perché questo sport, nonostante comporti come tutti competizione, è formato da atleti che seppur rappresentano team diversi, durante l'arco della settimana si vedono e si allenano assieme per affrontare insieme altre gare del calendario Mare Verde Monte, non solo, ma anche molte gare che li vedono e li vedranno protagonisti fuori regione o fuori dai propri confini. Dopotutto l'unione fa la forza. Ora ci concentriamo sul tema cosa sia Vivicità. È partita nel 1983 e da allora non si è più fermata. La corsa più grande del mondo continua ad essere la grande protagonista dello sport per tutti, abbracciando in un'unica, originale formula atleti professionisti e sportivi della domenica, con la competitiva di 21 e 12 km oltre alla passeggiata ludico-motoria in tante città italiane ed estere. Partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in base ai tempi compensati e ogni anno un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, l'uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli, perché la libertà di correre non sia un privilegio di pochi. Ripercorriamo allora alcune tappe significative storiche di questa manifestazione. 1 aprile 1984, lo slogan è Italia pronte via. Dopo il prologo di Perugia del 1983 parte l'avventura di Vivicità. 30.000 persone corrono simultaneamente in 20 città italiane per difendere i centri storici. Nella prova di Roma si impongono i vincitori generali, entrambi russi, Vladimir Kotov e la 26enne Palina Grigorenko. 1 aprile 1990, dopo la caduta del muro, la manifestazione corre nella Berlino riunificata, record delle città iscritte, 34 in Italia e 7 all'estero, oltre Berlino, Siviglia, Barcellona, New York, Budapest, Lisbona e Bruxelles. Il vincitore corre a Siena ed è il ruandese Wulikura, mentre la capitale tedesca regala la vincitrice femminile Uta Pipping. 2 maggio del 1993, lo slogan è Vivi città porte aperte, la manifestazione compie 10 anni varcando le porte del carcere di Lebibbia. Sul piano podistico si impone la vittoria di Vincenzo Modica a Milano e quella di Maria Guida a Roma. 14 aprile 1996 lo slogan è La città corre libera. È lo slogan che accompagna questa edizione di Vivicità organizzata dalla WISP in collaborazione con Libera, l'associazione contro tutte le mafie. Si gareggia nella Sarajevo finalmente liberata dalla guerra e avviata verso una difficile ricostruzione. La classifica compensata vede Stefano Baldini vincitore tra gli uomini e la keniana Florence Barsosio prima tra le donne. 19 aprile 2009, il cuore di Vivicità batte in Abruzzo. Pochi giorni dopo il sisma, i 30.000 partecipanti devolvono i costi dell'iscrizione per la ricostruzione della struttura sportiva all'Aquila. Si corre anche a Belém, in Brasile, per la salvaguardia dei diritti della popolazione indigena dell'Amazzonia. Solidarietà e sport, solidarietà per lo sfruttamento dei bambini nel mondo, per la lotta contro il cancro, per tenere vivo e pulito l'ambiente, per dare una mano a popolazioni sofferenti, per ricostruire addirittura città terremotate. Tutto questo si chiama sensibilizzazione e cultura sportiva. Mettere il proprio nome in gare del genere è da leggenda, soprattutto se corri e credi nei moventi prima citati. Lo hanno fatto in tanti in passato e nell'attuale presente. Capire tali concetti ti porta a specie in età adultera a capire maggiormente i problemi che ci circondano e magari la corsa diviene il principale stimolo per correre anche tu in aiuto di chi non se la passa certamente bene. Mattina la sveglia è stata alle 4 e si è andati a dormire all'una, quindi praticamente non c'è stata, quindi anche se sono 39, anche se io ne ho fatte ben 15 di queste 39
è sempre una grossa emozione e una grossa responsabilità, perché fino a quando non è finita non sai mai, avrò fatto tutto, mancherà qualcosa, qualcuno si lamenterà, tanto qualche lamentela c'è sempre, quella la mettiamo in conto, però perlomeno se la maggior parte delle persone è contenta ci fa piacere. Già oggi c'è il sole, perché abbiamo avuto tante edizioni bagnate, quindi già il sole, dai, dà un pochino più di sorriso, quindi speriamo che vada tutto bene. Allora, le iscrizioni dei competitivi, adesso le preiscrizioni sono circa 400 e più o meno sono i nostri numeri, forse qualcuno in più dei numeri che abbiamo sempre avuto. Noi non abbiamo numeri grandissimi perché oggi è una giornata in cui ci saranno almeno 15 manifestazioni, ad esempio Maisdam, che è quello che fa le nostre iscrizioni, ha 6 punti in varie manifestazioni tra ciclistiche e podistiche, per cui io sono contenta. I non competitivi di solito intorno ai 1200-1300 ci sono sempre, quindi con la giornata io penso che 1500 persone dovrebbero esserci, se non sono 1500 e sono anche 1300 va bene ugualmente, perché la giornata comunque invita ad una passeggiata. E la cosa che tengo appunto a sottolineare sono anche le gare dei ragazzini. Noi qui abbiamo sempre avuto un centinaio di ragazzini tra tutte le varie categorie, dai pulcini anche agli allievi. Di solito abbiamo anche 3-4 allievi, che è sempre una categoria un po' bistrattata perché non si sa mai dove metterli, non sanno quanti chilometri devono fare, sono pochi e non vengono stimolati abbastanza. Noi per loro quest'anno abbiamo anche previsto la gara in pista anche per loro, quindi più giri a seconda delle lunghezze che ogni categoria ha, però anche loro in pista, quindi speriamo che anche loro rispondano alle nostre esigenze. Via. Come avete sentito dall'intervento ai nostri microfoni dell'amica Bruna, 15 edizioni su 39 organizzate da lei. Complimenti davvero, Bruna. Nell'intervista Bruna spiega l'attenzione rivolta in questa gara alle categorie giovanili e, come avete notato dalle immagini che scorrevano precedentemente, ci sono state circa 12 partenze, dai più piccini, accompagnati anche dai genitori, ai più grandi. Difficile non sorridere di fronte anche alla timidezza mostrata da alcuni di loro che, guardandosi attorno, sentendo le attenzioni rivolte e gli occhi addosso, non sono riusciti a sconfiggere la loro timidezza. Ma nel momento in cui lo speaker annunciava l'imminente arrivo di una merendina o di un regalo, ecco che lo sprint finale veniva fatto, nonostante gli occhi continuassero a cadere su di essi, nonostante l'occhio vigile dell'obiettivo di Ottavio Piemantino fotografasse queste edizioni, immortalando i loro scatti e i loro volti. Correre all'insegna del divertimento, il messaggio è stato recepito da tutti, anche dai più grandi, che parlano, si scaldano e si preparano ad andare via alla 39esima edizione. Ascoltando l'intervento del presidente della regione Podismo, la mia curiosità cade sui protagonisti di questa edizione. Prima nota che mi rinfresca la memoria è quella dovuta ai volti e alla partecipazione delle 3 donne viste all'opera nella terza gara del calendario Mare Verde Monte. Mi riferisco nella fattispecie alla corsa di Santa Maria del Piano e ai volti di Sara Papaice, Luana Leardini e Tiziana Sportelli. Rivedo con piacere anche i volti di Silvia Dalla Valle e di Elena Nanu. In campo maschile, un'occhiata veloce ai partecipanti. Non conosco Smile, ma mi dicono gran bene. Ritrovo con piacere Nicolas De Nicolò e Matteo Felici. Li abbracciamo Mamadou Diof e Claudio Galassi, presenti anche loro a Santa Maria del Piano. Ritroviamo infine con piacere Laurent Squadrani e Dennis Pianini. Alcuni mancano per gli impegni che anche Bruna citava, altre manifestazioni contemporanee toccano alcuni volti dei protagonisti di Romagna e non solo, ma c'è da accontentarsi e da divertirsi. Prima dell'inizio viene dato un messaggio importante, un minuto di raccoglimento per l'amico Adriano Pari, scomparso da poco. Ci siamo, tra musica, speakeraggio, radiolina accesa e Antonio Montanari che ci guida con la sua moto verso questo percorso che mi suscita curiosità. Ad Antonio chiedo di soffermarsi maggiormente su alcuni dettagli non ripresi nelle 2 precedenti edizioni seguite da me. Infatti cercheremo di farvi vedere più segmenti possibili di una gara che non ha mai fine. Gli atleti in pista sono tantissimi, confermiamo i numeri della scorsa edizione, nonostante la contemporaneità delle altre gare. Qui ci si giocano solo il podio locale, ma anche quello mondiale, con il proprio nome scritto nell'elenco di altre città italiane ed europee. I papabili per la vittoria finale sembrano appartenere al team della Dinamo Sport. Smile De Nicolò, in mente per il podio femminile, ci ha ben impressionato Sara Papaic, che svolge abitualmente il triathlon e che corre per passione. Anche se noi cerchiamo di stuzzicarla dicendole se al triathlon preferirebbe dedicarsi solo alla corsa, la risposta è un no secco, quantomeno ci abbiamo provato.
Glass invece, a fare spinti, ci parla di stanchezza fisica dati gli ultimi impegni, deve carburare, mentre Pianini ci sembra desideroso di imprese. Attendiamo Mamadou, da lui ci aspettiamo conferme su quanto di buono mostrato precedentemente. Non ci resta a questo punto che augurare una buona corsa a tutti e buon divertimento. Con Antonio Montanari viaggiamo a bordo della sua moto, si parte, percorriamo i primi metri di questa gara in pista, facendovi vedere i primi e tutti i partecipanti, una carrellata di immagini veloci insomma, con sbalzi dovuti all'immagine seguita in movimento, ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Percorriamo l'uscita dalla pista con l'attraversamento nel parco, Nicolas De Nicolò è al comando della gara, seguito da Matteo Felici e da Smile, dietro vediamo Mamadou, quinto Pianini e via via gli altri con un gruppetto guidato da Laurent Squadrani, con Galassi nel mezzo, poi Diego Amdio, Paolo Morigi e Filippo Tassini. Questi per quanto riguarda i primi 10. L'attraversamento nel parco comporta parecchi primi piani. Noi ci fermiamo qualche minuto ad osservare per l'appunto l'attraversamento, inquadrando anche i corridori che stazionano a metà classifica e a fine classifica. Questo non preclude nessun obbligo, intendiamoci. Molti di loro fanno questa corsa per tenersi in forma, mantenere la linea e aumentare fiato ed energia corporea. Altri invece, come Smile, la fanno perché trascinati dal compagno di scuderia Nicolas De Nicolò. Altri invece, per la felicità dell'amica Bruna, corrono proprio per il gusto di percorrere questa 39esima edizione della Stradiccione, avvincente come non mai, e noi con Antonio continuiamo a scovare altri segmenti di questa corsa. La giornata calda aumenta l'afflusso di persone e la voglia di equilibrio. Pur attraversando parchi e centro, il caldo si fa sentire, quindi bisogna correre anche contro la temperatura, che assomiglia più a quella estiva che piuttosto a quella primaverile. Alcuni atleti, specie quelli in testa, dimostrano di non risentirne. C'è chi parte invece a ritmo blando per poi affondare nel finale, chi invece segue la propria gara al suo ritmo naturale. C'è voglia di correre, anche se i primi tre in testa fin da subito si dimostrano di altra categoria, ma questo è un altro discorso che affronteremo tra qualche secondo. In questa fase di gara, mentre accostiamo il porto, Smile costeggia De Nicolò, Felici rimane in terza posizione, Mamadou in quarta, dalla quinta in poi c'è grande bagarre, Dennis Pianini ha preso margini, poi segue Squadrani, Galassi, Morigi, Tassini e Amadio. Tutti viaggiano a braccetto, mentre Mamadou staziona in quarta posizione tranquillo, mantenendo a debita distanza Pianini, che ha un passo più forte e veloce rispetto agli altri avversari, che vanno per l'appunto dal sesto al decimo posto. Intravediamo anche la prima donna, che è Sara Papais, l'atleta in campo femminile, viaggia a ritmo fortissimo ma senza rivali, più distanziate Tiziana Sportelli e Luana Liardini, quarta Silvia Dalla Valle, quinta Isabella Ricci, più staccate Grana e Nanu. C'è da dire che anche Matteo Felici, dopo aver iniziato una gara in testa, si lascia superare proprio dal duo formato da De Nicolò e Smile, quasi ad accontentarsi della terza posizione. Mentre scorro le immagini vediamo altri atleti sfilare, Story dell'Urbino, che prende parte a tutte le gare del calendario Mare Verde e Monte, che non disdegna fatica e sudore. In campo femminile vediamo passare anche Licia Piccinini, Pierina Ledda, Alice Sarti, tutte atlete pronte a giocarsi il podio, ma c'è ancora da soffrire. Con le immagini ci spostiamo nel seguire la testa della corsa, Matteo Felici mette nuovamente lo sprint, supera Smile e si posiziona dietro De Nicolò, che comanda la corsa. Smile sembra voler controllare, rimane accostato ai primi due, ma li guarda, li studia, quasi a non voler scaldare da subito il motore, ma preservarlo per il finale. Sarà, non a caso, la sua gara, quella dell'astuzia, seppur per lui rimane un semplice allenamento, d'altronde come Rashid Benandia non sente pressione, sbalzi di temperatura e corre felice dannatamente per conquistare la vittoria, mentre De Nicolò e Felici non sanno che il compagno sta per accendersi, gestiscono la loro gara, corrono bene, senza svariare, senza esagerare, a un ritmo invidiabile, mentre si passa anche davanti a Ristoro, inserito all'ottavo chilometro. Noi ci spostiamo da una zona all'altra, stiamo cercando di farvi vedere tutto il percorso dove chiaramente è possibile fermarsi e non siamo ovviamente d'intralcio alla circolazione, ma i primi tre corrono dannatamente, fanno una gara unica e solitaria, quasi si accendono per superare anche noi che siamo in moto, diventa difficoltoso stargli dietro e mentre notiamo le movenze di Mamadou, che nel frattempo conferma la quarta posizione, e lo scatto di Dennis Pianini fermo in quinta nel parco, viene costeggiato da un gruppo che prende finalmente una linearità. Notiamo la sesta posizione che viene occupata da Diego Amdio. Laurent Squadrani viaggia a braccetto con Galassi, rispettivamente settimi e ottavi, distanziati Paolo Morigi e Tassini, nono e decimo. Le donne sono troppo distanti per poterle aspettare. Siamo
a un passo dall'arrivo, quindi voliamo verso il traguardo, mentre la radiolina ci segnala che Sara Papais conferma la propria leadership. Smile intanto ha messo la freccia, superato Felici, costeggia De Nicolò e lo infila, passando a comandare la corsa. Felici accusa le forti fatiche imposte dalla gara e il ritmo alto mantenuto fino ad allora. Smile mette in campo la propria astuzia. De Nicolò preserva le fatiche finali, quasi a sapere accontentarsi della seconda posizione. L'arrivo da lì in poi non cambierà più. Gli arrivi. A trionfare nella 39esima edizione per quanto riguarda il podio maschile è Ismail della Dinamo Sport con il tempo di 39.38. A seguire, sempre della Dinamo Sport, troviamo Nicolas De Nicolò con il tempo di 40.05. Terzo tempo per Matteo Felici dell'Olympus San Marino con 40.51. Quarto Mamadou della Miramare Runner con 41.51. Quinto Dennis Pianini della Gruppo Podistica con 42.14, sesto Diego Amdio dell'Olympus San Marino con 42.57, settimo Laurent Squadrani dell'Olympus San Marino con 42.57, ottavo Claudio Galassi della Montanari con 43.04, nono Paolo Morigi della Ravenna Lugo con 43.17, decimo Filippo Tassini della Rimini Nord con 43.42. Questi i primi 10 del podio maschile. Per quanto riguarda la categoria femminile, troviamo al primo posto Sara Papais dell'Atletica Libera Rimini con 46.08. A seguire Tiziana Sportelli della GS Lamone Faenza con 49.14, terza Luana Liardini della GS Gabbi Bologna con 49.39, quarta Silvia Dalla Valle del Gruppo Podistico con 50.17, quinta Isabella Ricci della Misano Podismo con 52.02, sesta Francesca Grana del Ponte Vecchio con 52.14, settima Elena Nano della Golden Club Rimini con 52.16, ottava Licia Piccinini della Podistica Endas Cesenati con 52.30, nona Pierina Ledda dell'Atletica Sant'Adi con 53.27, decima Alice Sarti dell'Atletica 75 Cattolica con 53.28. Come avete visto, le prime tre del podio femminile sono le stesse tre che sono arrivate sul podio nella terza gara del calendario Mare Verde Monte, quella in programma Santa Maria del Piano. Un applauso ulteriore mi sento di darlo e di farlo a Tiziana Sportelli della GS Lamone Faenza con il tempo di 49.14, è stata davvero molto brava, confermando per l'appunto quanto di buono ha fatto vedere nella gara di Santa Maria del Piano. Allora, la gara oggi è stata molto bella perché, diciamo, è stata come una fase di mie preparazioni, quindi non volevo neanche tirare, non volevo fare niente, diciamo, è come, dai, non, grazie anche al mio compagno di squadra che è stato molto bravo, che ha lasciato tirare fino alla fine, quindi è stato bello, dai, veramente, è così. Sei contento per il tempo? Ti dico la verità, io il tempo non mi interessa proprio perché non è una gara, diciamo, che uno può fare il tempo come un 10.000 che devo cercare il personale o una mezza, perché no, cioè io non mi interessa proprio il tempo, mi interessa vincere e basta. È stata una bellissima gara, diciamo che era un test perché vengo fuori da un periodo fra influenza, una cosa o un'altra, un po' difficile, volevo provare a vedere se le gambe rispondevano bene. Direi che sono abbastanza contento, ancora manca, però dai, siamo sulla strada giusta per ritornare in forma. Sì, io diciamo che ho fatto la mia gara, ho tirato sempre davanti, Smile è stato bravo che ha contenuto sempre dietro e l'ultimo chilometro ne aveva di più, faccio i complimenti a lui perché è stato più bravo e ci sarà per la prossima. Beh, è stata sempre, come sempre, una bella gara questa, ho fatto i primi 6 km con Nicolas, dai, con i ragazzi, poi loro ne avevano più di me, al primo sottopassaggio hanno preso 10 metri, non ho più ricucito, e poi gara da solo è sempre difficile per me, e quindi
ho stretto i denti e sono arrivato al dodicesimo. Non ne avevo, ho staccato un pelo e poi non ho più ricucito. E loro, vabbè, comunque mi avrebbero sicuramente gli ultimi chilometri, mi avrebbero comunque staccato. Però dai, dispiace perché magari stringendo i denti avrei potuto fare qualcosina in più, ma giusto per il mio umore, ecco, dai. Sono gare che mi servono molto per il triathlon, alla fine è sempre bello correre in compagnia con qualcuno che ti tira al collo, perché alla fine dici dai, tengo fino all'ottavo, tengo fino al nono, poi man mano arrivi fino alla fine che rimani lì agganciata e sei contenta. Hai ragione, è stata la gara più dura innanzitutto perché è venuto fuori un bellissimo sole e quindi il caldo un pochino ha dato fastidio. Durina perché sembra in apparenza tutta piatta, in realtà ci sono tre saliscendi che insomma si fanno sentire sulle gambe. Sono tante perché è molto che non giravo in un rettilineo, in una pianura a questo ritmo. Sono contenta di essere ancora sul podio, mi piace ripeterlo. E la giornata è stupenda, sarò carica tutto oggi per questo risultato. 39esima edizione andata, lui felicemente da solo in compagnia resta estasiato volando verso la 40esima, Straricione.